Parliamo di denti oggi e lo facciamo perché l'azienda Toscana Sud-Est nella provincia di Siena ha un responsabile che si occupa proprio della salute e del benessere dei nostri denti. E soprattutto vorrei mettere in evidenza oggi un bellissimo progetto che ormai è ben avviato e che riguarda i denti della popolazione anziana. Ovviamente ne parliamo con la dottoressa Mancini, che è responsabile del reparto, che ci spiegherà come è stato messo insieme questo importante servizio e in che cosa consiste. Quando parte, dottoressa, il progetto per curare la bocca degli anziani? Allora, il nostro progetto è partito da una lezione che abbiamo fatto agli infermieri dell'odontoiatria del poliambulatorio, dove è emersa una necessità, grazie anche agli infermieri dell'ADI, dell'assistenza domiciliare, la necessità di occuparsi delle persone anziane che hanno dei grossi disagi, per le pluripatologie presenti. E anche oltre che dei pazienti che si trovano nell'RSA, anche dei pazienti a domicilio che hanno patologie molto gravi come SLA, sclerosi multipla, pazienti oncologici. Da qui è partita l'idea di occuparci di questa fascia di persone che, appunto, avendo un'età avanzata e problemi anche a livello generale, di molte patologie, di cercare in qualche modo di risolvere perlomeno il problema orale. E abbiamo cominciato la nostra attività facendo dei corsi alle persone che accudiscono, il personale sanitario che accudisce queste persone nelle residenze, perché siamo partiti dal presupposto che una conoscenza, una percezione delle proprie condizioni di salute e di igiene orale porta a una maggiore facilità di approccio con i pazienti istituzionalizzati. Così abbiamo istituito questi corsi, abbiamo preso a Campione l'RSA RA Campanzi e in accordo con la caposala e la responsabile abbiamo organizzato un corso rivolto proprio al personale sanitario che si occupa dell'igiene generale delle persone che si trovano in istituto. Cosa è venuto fuori? Perché la bocca è importante, perché avere mal di denti è molto fastidioso e doloroso, ma avere una bocca che funziona bene, che sta bene, ci crea meno problemi anche quando si parla, no? E poi tanti anziani hanno le protesi. Quindi, cosa è venuto fuori da questo primo sondaggio che avete fatto? Allora, è venuto fuori che a volte basta molto poco per risolvere dei problemi grandi, perché la bocca non serve solo per mangiare, per stare bene. Una bocca che ha delle patologie, logicamente si può creare problemi anche a livello generale, problemi molto importanti. Pensiamo che sono pazienti che fanno dei farmaci per la coagulazione, quindi dover arrivare a fare anche un'estrazione diventa molto complicato. La bocca però appunto non serve solo per mangiare, per non avere problemi in generale, ma serve anche per una vita di relazione. Queste persone hanno un momento molto importante durante la loro giornata, che è quella del pasto. Poterlo condividere con serenità con altre persone o con i familiari per loro è molto importante. Se ci sono dei problemi di protesi o dei denti che quindi portano a una limitazione nell'alimentazione, questo momento viene meno. Poi c'è anche l'aspetto molto importante e fondamentale della vita anche di relazione con i familiari. Pensiamo al nipotino che va a trovare il nonno e che ha il nonno ha un disagio per quanto riguarda la bocca. Logicamente anche l'avvicinamento del bambino piccolo nei confronti del nonno può essere limitato proprio per un disagio della bocca. Quindi tanti fattori messi insieme. La vita sociale è importante quanto tutto il resto. Per questo noi dibattiamo molto che ci sia una buona condizione orale. La buona condizione orale
c'è se c'è prevenzione e conoscenza di alcuni piccoli accorgimenti che possono essere però fondamentali nella gestione proprio delle condizioni di igiene orale. Quindi partiamo da un'istruzione alle persone che accudiscono gli istituzionalizzati, una conoscenza di quello che sono per esempio i vari tipi di protesi, protesi mobile, protesi fissa, la differenziazione tra una protesi totale e una protesi parziale. Spesso c'è proprio una non conoscenza, quindi anche una difficoltà nel rimuovere nelle persone non autosufficienti una protesi dalla bocca per poterla pulire. Piccoli accorgimenti, per esempio quello di eseguire la pulizia della protesi vicino al lavandino, mettendoci per esempio dell'acqua, un panno, perché se cade logicamente chi lo fa da sé non ha un'abilità motoria tale da poter eseguire delle manovre con efficienza, per cui a volte può cadere la protesi, rompersi, dare un disagio perché deve essere riparata. Oppure mantenere la protesi all'interno di una scatolina personalizzata, perché spesso succede che vengono avvolte in un fazzolettino e quindi vengono perse o dalla persona stessa oppure anche dal personale che accudisce queste persone. Quindi facendo piccolissime cose e piccoli accorgimenti ci rendiamo conto che possiamo risolvere tanto. Logicamente non ci siamo fermati a questo, quindi l'istruzione al personale che accudisce gli istituzionalizzati è molto importante, però siamo andati ben oltre. Abbiamo fatto anche degli incontri con le persone autosufficienti. E adesso noi intanto mentre parliamo vediamo anche delle foto dove vediamo tutte queste persone anziane con le teste bianche che seguono i vostri corsi, avete mostrato delle slide, poi avete spiegato anche attraverso modelloni, esatto, cioè le nostre super igieniste che vorrei menzionare perché il nostro è un team tutto al femminile ma veramente molto affiatato e agguerrito per combattere questa guerra contro l'ignoranza odontoiatrica, chiamiamola così, è composto appunto dalla sottoscritta, dalla dottoressa Cucci Maria Luisa, dalla dottoressa Franci Daniela e dalle nostre super igieniste, sono la dottoressa Katia Guerrini e la dottoressa Serena Malatesti, e le nostre ragazze hanno mostrato in modo molto pratico come si eseguono le manovre di igiene sia nella bocca, quindi con i denti naturali, ma anche nella bocca, nelle protesi, e usando appunto un modellone come questo e vari altri sussidi che possono essere usati tranquillamente come lo scovolino, il filo interdentale. Logicamente in base alla manualità che può dare la persona a vari livelli di istruzioni. Ecco, come hanno reagito gli autosufficienti che hanno seguito il corso? Perché uno pensa che uno spazzolino a denti può durare 10 anni, no? Esatto. Invece ogni 2 mesi andrebbe cambiato, forse anche prima. Bravissima, bravissima. Lo spazzolino deve avere una durata di circa 2 mesi. Se dura di più vuol dire che non viene usato, se dura di meno vuol dire che viene fatta troppa forza sul dente, sulle gengive, per cui provoca poi delle lesioni che non vanno bene. E le persone hanno reagito in modo molto entusiasta, tant'è vero che poi il 2 di ottobre abbiamo anche fatto qui la festa del nonno a cui hanno partecipato nonni e non nonni, ultra settantenni, dove con 2 incontri differenziati nella giornata per permettere a tutti di partecipare, abbiamo dato loro delle istruzioni di igiene orale e anche alimentare e piccole nozioni di anatomia e di patologia, e abbiamo risposto alle loro domande che devo dire sono state molto accette e molto interessanti, e ci hanno permesso anche di stimolarci per diciamo incentrare il nostro insegnamento più su alcune direzioni invece che su altre. Per esempio cosa è venuto fuori? È venuto fuori appunto per esempio parlando dello spazzolino, che uno spazzolino duro pulisce meglio di uno spazzolino morbido, invece è sbagliatissimo. Gli spazzolini, sappiamo che i nostri nonni usavano gli spazzolini non sintetici come usiamo adesso, ma erano fatti di setole animali, quindi erano molto duri e appunto come ho detto prima possono provocare delle lesioni. Ma è venuto fuori per esempio anche la paura di non gestire bene la protesi, di non saperla pulire bene, oppure ci è stato chiesto se è giusto portare la protesi la notte o no. Abbiamo risposto appunto che è proprio indicato
toglierla, e varie metodologie per poter anche tenere la protesi più ferma con l'uso di pastine, come metterle, perché anche lì a volte c'è l'eccesso, no? Quindi poi danno dei disturbi proprio anche alimentari, e quindi tante piccole cose, però abbiamo visto che erano molto interessati e soprattutto felici che qualcuno si occupasse di una parte che è sempre rimasta un pochino oscura e misconosciuta, quella della bocca. Dottore, allora, già che abbiamo a disposizione questo modello gigantesco di bocca, cerchiamo di imparare qualcosa anche noi, magari fa comodo. Perfetto, no? Ora le esperte sono le nostre igieniste dentali, però cercherò di fare del mio meglio. Allora, la prevenzione a Siena è stata fatta sempre a tutto tondo, infatti andiamo anche nelle scuole, come vuole anche la Regione Toscana, bambini di 7 anni, nella seconda elementari, diamo proprio delle indicazioni dello spazzolamento, e lo stesso lo facciamo anche con le mamme in gravidanza, e coprendo tutto l'arco della gravidanza, anche il primo anno dell'anno di vita dei bambini, perché crediamo proprio nella prevenzione. Un buono spazzolamento è alla base di un buon stato di salute della bocca, perché sappiamo che la responsabile di tutte le patologie orali è la placca, quindi bisogna eliminarla. Come si fa a eliminare la placca dalla nostra bocca? Prima di tutto la bocca deve essere aperta e non chiusa, perché ai nostri bambini gli diciamo che se teniamo la bocca chiusa e facciamo così come fanno la maggior parte delle persone, noi mandiamo i nostri batteri dal primo al secondo piano e viceversa, però stanno nella nostra bocca. Se invece noi facciamo così, i nostri bei batteri prendono il pulmino e vanno da destra a sinistra, una bella gita, e non riusciamo ad eliminarli. Per cui la bocca deve essere aperta. E dobbiamo fare uno spazzolamento così come spazzoliamo i nostri capelli, nello stesso modo, leggermente mettendo lo spazzolino tra la gengiva e il dente, dove praticamente il dente entra dentro la gengiva, facendo una piccola rotazione e poi facendo un movimento di spazzolamento. Logicamente bisogna piegare la mano per fare dalla parte opposta, dalla stessa parte dove usiamo lo spazzolino, nella parte interna. Attenzione, perché qui la parte della bocca ha un restringimento, il palato, e lo stesso poi sotto vediamo, quindi lo spazzolino non deve essere tenuto così, ma deve essere tenuto in questa posizione. I molari è molto più semplice, perché facciamo così. Di sotto, nell'arcata inferiore, la stessa cosa, appoggiando leggermente e facendo questo movimento. I denti vanno lavati nelle parti dove esposte, ma anche nelle superfici interne, per cui qui, negli incisivi, lo stesso discorso di sopra, lo spazzolino così non c'entra, infatti uno dei motivi per cui il tartaro normalmente si accumula più negli incisivi inferiori. Quindi questo movimento molto tranquillo, calmo, è buona norma e buona regola spazzolare anche e pulire la lingua, ci sono degli appositi strumenti per farlo, una specie di piccolo raschietto, e oppure anche con lo spazzolino, sempre molto delicatamente per non provocarsi il vomito, può essere pulita la bocca, specialmente nelle persone in cui ci sono delle papille molto accentuate, per cui possono rimanere dei residui di cibo e anche quindi di batteri. Quante volte ci si spazzolano i denti? La regola sarebbe ogni volta che mangiamo, però importante, e questo lo diciamo ai bambini, spazzolarsi i denti la mattina dopo aver fatto colazione, dopo pranzo, e diciamo la volta più importante di tutti è la sera prima di andare a letto, proprio perché durante la notte, seccandosi la bocca, logicamente c'è più facilità di ristagno della placca sui denti, per cui la sera prima di andare a letto l'ultima cosa che dobbiamo fare è lo spazzolamento. Logicamente può essere usato il filo interdentale, gli scovolini qualora gli spazi tra i denti siano accentuati e vediamo che non riusciamo a pulire bene, e questo è tutto. Oltre a questi servizi che vengono fatti per alcune fasce più deboli della popolazione, il servizio odontoiatrico è a disposizione di tutti i cittadini. Qui siamo negli ambulatori di Piandovile a Siena.
Esatto, teniamo presente che abbiamo altri ambulatori sul territorio molto efficienti, in cui appunto viene portato avanti un discorso di odontoiatria. Dove sono i vari ambulatori? Allora, Colle, Poggibonsi, poi abbiamo San Gimignano, abbiamo anche il carcere di Ranza, c'è un ambulatorio ASL all'interno. Poi abbiamo Chiusi, Sinalunga, Lamiata. E qui Piandovile a Siena. Esatto, Piandovile. Diciamo che viene fatto ogni tipo di servizio odontoiatrico e ci sono delle fasce, come si è detto, protette. Con la delibera è stato istituzionalizzato un percorso agevolato per le persone che avessero problemi sanitari o economici, per cui particolari patologie rientrano nell'assistenza sanitaria gratuita, come i soggetti che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro possono usufruire del servizio odontoiatrico gratuito. Gli altri sono in regime di ticket e si fa dalle otturazioni, quindi tutto tipo di conservativa, alla protesi, sia mobile che fissa, e prevenzione, tanta prevenzione. Torniamo un attimo indietro e torniamo a parlare di anziani. Il progetto è partito in questo 2017, in pochi mesi quante persone avete visto su Siena? Perché è partito proprio da Siena. Sì, su 3 strutture abbiamo visto circa 200 persone, abbiamo diagnosticato anche patologie importanti, patologie tumorali. Del cavo orale sempre. Ci terrei a far presente logicamente che perché questo progetto vada avanti ci vuole una stretta collaborazione con medici di medicina generale, con i geriatri, con gli infermieri. Questo è importantissimo perché se non si agisce a tutto tondo non è possibile fare niente. Quindi una grandissima collaborazione da parte delle strutture l'abbiamo ricevuto, grande accoglienza, grande entusiasmo, perché hanno visto i risultati, quindi non solo parole ma fatti. E grazie proprio a questo progetto che è partito da marzo e che ha avuto un così grosso successo, noi estenderemo il progetto a tutte le altre residenze per anziani di Siena e del territorio. Sarà un grande affare perché i pazienti sono tanti e le richieste sono tante, e consideriamo, poi abbiamo anche istituito un percorso personalizzato proprio per queste persone che non è possibile, verso le quali non è possibile intervenire in sede, perché possiamo fare solo piccoli interventi, qualche estrazione di dente particolarmente mobile, ritocchi di protesi, protesi, però logicamente gli interventi un po' più complicati e complessi devono senz'altro essere fatti in ambulatorio, per cui abbiamo messo a punto un percorso a cui possono accedere le strutture per prenotare le visite dei pazienti che segnaliamo, in accordo sia con la famiglia che con i medici che seguono questi pazienti, perché logicamente l'ultimo, diciamo, ok ce lo devono fornire loro, perché bisogna tenere presente anche della plurifarmacologia che diciamo queste persone fanno e della situazione generale. Quindi noi diamo un'indicazione e poi logicamente in base a questa indicazione proseguiamo nel nostro percorso. Quindi qua nell'ambulatorio possono accedere anche pazienti allettati, quindi arrivare con le barelle o con le sedie a rotelle? Sì, certo, come vediamo qui questi due ambulatori, questo e l'altro a fianco, sono ambulatori molto spaziosi, sono stati rimessi un attimino, stato fatto un bel maquillage c'è proprio la possibilità di arrivare con il lettino. Logicamente tendo a sottolineare la nostra grande collaborazione con le scotte, con il reparto di odontoiatria, perché qualora i pazienti che presentino patologie tipo Alzheimer in stadio molto avanzato, per cui non è possibile avere una minima collaborazione alla poltrona, devono essere fatti in narcosi, e logicamente alle scotte abbiamo un grosso appoggio e interscambio in questi casi. Quindi questo per noi è molto importante, proprio un rapporto tra le varie strutture per far sì
che una categoria di persone che sono in aumento, perché gli over 70 sono aumentati negli ultimi anni in modo esponenziale, possono avere ascolto, possono essere considerate le loro patologie, anche le più banali, non pensare solo alla patologia cardiaca importante, al diabete, ad altre patologie sistemiche che logicamente contribuiscono a debilitare tantissimo la persona, ma c'è anche la bocca, è una bella fetta di problemi, là anche il cavo orale, per cui risolvere in parte questi problemi è un'enorme soddisfazione, perché vediamo un miglioramento notevole. La cosa più importante, mi sembra di capire, è quella di cercare di lavorare in team, in squadra, di fare squadra anche con altre figure professionali del settore della medicina e dell'assistenza, quindi altrimenti se si lavora ognuno a compartimento stagno non funzionano le cose. Verissimo, questo è importantissimo, dobbiamo avere una profonda collaborazione e conoscenza anche delle problematiche legate ad altri reparti, ad altri medici. Quindi, però insomma, è importante questa collaborazione, fondamentale per avere un fine ultimo, che è quello, il benessere della persona.